che diciamo, ce ne abbiamo noi le responsabilità, però va portato integralmente, se tenete interesse per la città dovete portare, anche se sbagliamo io l'avvocato, però va portato, perché altrimenti se uno una cosa la buona la dice, la cattiva no, diventa una cosa brutta. Spero che questa volta quello che diciamo venga riportato alla città, giusto avvocato mio amico? Sì. Ancora per poco. Allora, il motivo di questa riunione oggi è il problema della convenzione con lo stadio, che noi abbiamo fatto a ottobre, settembre. Stiamo avendo un mare di problemi, non ce la facciamo più. Partiamo dal presupposto che il sindaco di Foggia mi ha commosso qua quando già domenica, è tifoso nostro, è amico nostro, ha fatto il possibile per salvare questa squadra. Questa squadra era scoppiata, era andata male, grazie a un tifoso è stata ripescata, però secondo me era meglio, come è successo alla Nocerina, che è andata in C2, ha pulito e pagando è stata ripescata. Il Foggia aveva storia, quindi era il Foggia, quindi sempre in C1 sarebbe rimasto in Lega Pro, prima divisione. La riunione di oggi serve a fare dei chiarimenti, senza secondi fini, che casillo qua, casillo là, ne sto sentendo tutti i colori. Allora, noi abbiamo fatto la convenzione grazie al sindaco abbiamo comprato questa società. La mia famiglia non è quella di 20 anni fa, siamo tornati a Foggia, abbiamo avuto l'occasione di comprare questa squadra, che poi era la nostra squadra, la squadra dei Fesce, la squadra dei Rosa Rossa, la storia l'abbiamo fatto io, Rosa Rossa e Fesce. Tutto il resto credo che abbiano avuto sfortuna, hanno fatto 4 volte i playoff, sono stati sfortunati. Poi questa società va analizzata tutta quanta. Perché fallisce sempre? Questa società è fallita 4 volte. Io oggi mi sono accorto dei motivi perché fallisce sempre. E per evitare che fallisca io devo chiarire come stanno le cose. Questa società è stata venduta, non me lo immaginavo, il 29 giugno a un dipendente del Foggia Calcio. Non ho capito il perché, ma questo lo andiamo a verificare, perché noi stiamo avendo un contenzioso con i vecchi soci. Spero che abbiamo fatto una lettera contro lettera e stiamo cercando di trovare una soluzione, ma la soluzione la trovo difficile. Poi parliamo dello stadio. Poi questo cose legali ne parlerà l'avvocato Ciarambino dopo. Dato che sono amici, sono grossi imprenditori, loro hanno mantenuto il Foggia con grosse sponsorizzazioni perché avevano delle grosse aziende alle spalle. Io non ce li ho, me le hanno tolte, quindi ritengo che per mantenere il pallone a Foggia ci vogliono i tifosi che stanno vicino al pallone, ci sta la stampa, sponsorizzazioni delle mie aziende. Una volta tenevo a banca di Pesca Pocari di proprietà e mettevo 1 miliardo dentro. Io sono stato uno dei primi in Italia a tenere la banca sponsorizzata. Tenevamo 20% del 49% della cassa di risparmio, mi è stato tolto. Quindi tenevo il sistema Banca Popolare di Bari, che oggi sponsorizza Bari, con quanto dolore, io ero socio pure là, piccolo, ma ero socio pure là. Quando poi io vedo, per esempio, Semeraro, Lecce, che la banca pubblica, una grossa banca, sponsorizza il Lecce, sento dolore perché mi faccio dei ricordi, però io li gestisco questi ricordi, vado avanti. A Foggia trovo difficoltà, voluto da fuori per farci la sponsorizzazione. Ritengo che tutte queste cose la gente, prima o dopo, debba sapere che cosa è successo. Ma per i giovani, per il futuro, il sindaco di Foggia, che è il nostro amico, amico della città di Foggia, è una persona di prim'ordine, ci ha costretto nel senso buono di comprare il Foggia. Noi abbiamo trovato delle cose discordanti da quelle che ci hanno venduto e allora andiamo a chiarire in tribunale. Abbiamo fatto questa convenzione, ci accorgiamo che abbiamo fatto un errore. Abbiamo fatto i lavori e abbiamo speso 246.000 euro da 7,5 a 12,5. Però
il sindaco della convenzione si era impegnato a portarci a 7,5 con l'agibilità. Hanno indetto una gara, hanno indetto questa gara, noi ci voleva tempo, gara europea, un lavoro da 250.000 euro l'abbiamo fatto noi per 120.000 euro, però noi, ho fatto un errore io, non sapevo, non ero costruttore, non capivo, che era un contributo che ci dava il comune, quindi io ho comprato dall'azienda che mi ha fornito il lavoro con l'IVA, non mi trovo con 25.000, ho fatto l'errore per 84.000 euro, un lavoro di 250.000, vabbè, ma è stato un errore, e ringrazio sempre il sindaco. Abbiamo certificato i 7.500 nostri, che cosa è successo? Per avere l'agibilità ci mancano dei documenti che stanno in ricerca, precedenti. Quindi ci vuole tempo. Il CONI ci ha prescritto... Vuoi continuare tu due secondi e poi parliamo... Tu l'hai fatto tu sta cosa. Che cosa ci ha prescritto? Leggi un po'. Il CONI sostanzialmente è un organo di carattere consultivo, che però viene, voglio dire, tenuto in debita considerazione, ha prescritto per ottenere l'autorizzazione a 7.500, a svolgere le partite a 7.500 spettatori, una serie di certificazioni che purtroppo non sono in nostro possesso, perché vi dico una, cioè, sembra che Foggia sia lo stadio del Real Madrid, perché noi andiamo in altre città a giocare e vediamo che per esempio a Viareggio l'abbiamo visto lo stesso a Andria, non sono così fiscali nei confronti di altre società, nei confronti nostri, per avere le autorizzazioni a 7.500 svolgere posso le partite, anche sbagliare, però. No, a 7.500 spettatori, ma è giusto che sia così, voglio dire, forse sono più blandi nelle altre città, ma da noi quando si applica la legge si applica naturalmente per tutti quanti. Però ci sono degli adempimenti che purtroppo ci sono, non possiamo fare noi, perché? Perché appartenevano a quei vecchi 7.500 posti che erano stati già realizzati, per i lavori già realizzati, prima che noi sottoscrivessimo la convenzione. Ed in particolare, per dirne una, per dire, la dichiarazione di omologazione dei seggiolini della tribuna centrale, dichiarazione di conformità dei materiali prodotti sul modello, dichiarazione di corrispondenza in opera di seggiolini di tutti i settori, come se uno, voglio dire, scusatemi il termine, avesse il culo del re per sedersi, rispetto invece a uno che appartiene alla plebe. Vabbè, è chiaro che questi non sono nostri adempimenti. Altre certificazioni sull'impianto di illuminazione di emergenza non sono nostri adempimenti, per cui noi oggi ci troviamo ad avere seguito lavori all'interno dello stadio per ottenere l'agibilità a svolgere le partite con 12.500 spettatori, ma non riusciamo ad ottenere nemmeno quelli per 7.500, perché purtroppo queste certificazioni non sono in essere, cioè non sappiamo dove si trovano, sono in ricerca da parte degli organi competenti, che sono le strutture burocratiche e tecniche del Comune di Foggia, e ci auguriamo che quanto prima si trovino. Per cui quando abbiamo sottoscritto la convenzione, sostanzialmente, forse peccando un po' di entusiasmo che certe volte deve essere messo da parte, sempre per il bene soprattutto della società e della città stessa, abbiamo detto sottoscriviamolo perché noi vogliamo fare una piccola cittadella dello sport. Ma in più che fare una cittadella, mi sembra che noi più che fare due palafitte non possiamo realizzare, perché se non abbiamo la possibilità di lavorare con il pubblico che ci segue, e non andiamo da nessuna parte. Allora siamo costretti, il nostro malgrado, a rimettere la convenzione al sindaco. Cosa già fatta? Auspichiamo che, voglio dire, quanto prima si trovino queste certificazioni, che si trovi una soluzione al problema, anche perché è chiaro che tutti quanti vogliamo bassi, però, cioè, per dire, oggi mi dicevano in società che la Nocerina ha già chiesto 2000 tagliani. Dove li mettiamo? Davanti ai televisori? Taranto. E allora il problema è questo, cioè dire oggi alla città, dire oggi agli operatori delle televisioni e della carta stampata che non è che noi alziamo bandiera bianca, non mai sia detto, però che le difficoltà sono oggettive e che non possono essere superate obiettivamente da noi. Perché con tutta la buona volontà abbiamo già speso una barca di soldi
per, come dire, dare ossigeno a un elefante che sta morendo, perché purtroppo lo stadio di Foggia dobbiamo considerare un elefante che sta morendo, sta finendo in un cimitero, e se queste opere non possono essere certificate, noi non potremo mai andare avanti. Ed era questo l'intento che poi, prescindendo un po' dalla situazione dello stadio, ci porta anche a valorizzare. Io giorni fa sono stato in una emittente televisiva e su un'espressa domanda di un conduttore, che vedo anche qui presente, che è Lello Scarano, mi diceva: che fine ha fatto il nuovo stadio? Anche qui il nuovo stadio è un'incognita, è un illustre signor nessuno al momento. Perché posso intervenire qua io? Sì, solo questo e chiudo, poi non voglio dire altro, perché so che si parte, Don Pasquale, si parte in un determinato modo, no, no. Poi no, voglio dire, no, dobbiamo chiarire, tu fai l'avvocato, no. Stai facendo l'avvocato qua. Voglio dire solo questo. In verità. Voglio dire solo questo. Non sono collegate le due cose, eh? Cioè, il vecchio stadio non è collegato al nuovo stadio, e la progettualità sul nuovo stadio ha un senso che era legata a quel progetto del quale noi ci siamo dati per arrivare in un quinquennio, in sei anni, in Serie A. È chiaro che se non riusciamo nel piccolo a trovare una soluzione sul vecchio stadio, figuratevi quali sono i problemi sul nuovo stadio. Noi non chiediamo miracoli, non chiediamo nulla di quello che non possa essere concesso, però devo soltanto riscontrare che a distanza di 3 mesi da quando è stata depositata l'istanza da parte della franca commerciale, perché anche su questo, siccome nessuno ha scheletri nell'armadio, quando è stato presentato il progetto dello stadio, noi abbiamo dato ampia pubblicità al fatto e abbiamo detto chi sono, forse qualcuno, anche se è andato, ha avuto anche la perizia di andarsi a prendere il certificato della Camera di Commercio, della Franca Commerciale, per vedere chi erano i proprietari. Abbiamo sicuramente imparato, avranno preso anche il certificato. Abbiamo imparato pure noi, facciamo le opzioni. Avranno preso anche il certificato penale per vedere se avevano qualche pendenza o meno. Però, al momento non possiamo operare, ecco. Non abbiamo una risposta sul nuovo stadio. Ci mancano risposte sul vecchio stadio. E questo ci costringe oggi a prendere, a non poter operare come questa società vuole operare. Ora, che sia situazione di contingente legata a problemi che sicuramente in buona fede hanno riguardato anche l'amministrazione comunale attuale e quella che ha preceduto questa amministrazione comunale, che siano, in malafede, io non lo so, però so soltanto che 3 mesi fa, anzi ai primi a cavallo di tra Natale e Capodanno, ci eravamo dati gli auguri con quella bella immagine riflessa su questo muro, e oggi invece ci troviamo ancora a discutere del sesso degli angeli, perché non sappiamo che fine ha fatto questa istanza, non ci danno risposte e questo lo dobbiamo dire alla città, perché al momento io ritengo che, oltre quello che abbiamo fatto in questo momento storico, la società non può garantire altro, non può garantire se non la sopravvivenza, in quanto non abbiamo le capacità proprio amministrative di incidere, ma in maniera legittima, perché qui, ripeto, nulla ci è dovuto, ma soltanto per rispetto di questa città, perché ci è rimasto lo sport, altro non abbiamo. Allora io dicevo a Don Pasquale giorni fa: noi dobbiamo mettere un biglietto davanti alla sede del Foggia. In questa sede non si elargiscono prebende, nel senso che, purtroppo mi dispiace dirlo, ma quando si vuole venire a vedere la partita si trova il modo per venire a vedere la partita. Io non ho mai regalato un biglietto in vita mia, se non al mio portiere di casa mia, o forse al mio barista, perché guadagnando 15 euro al giorno non aveva la possibilità di spendere 14 euro per andare in curva. Altri che hanno le capacità economiche, mi dispiace dirlo, ma sono ogni domenica a chiedere con le mani aperte biglietti che ne gli sono dovuti. E non è che questo deve essere, una controprestazione rispetto a quello che noi chiediamo. Lasciamo stare, è sempre stato così, lo sport è sempre stato così, ci sono, situazioni buone e situazioni meno buone, però in questo momento noi vogliamo sapere quali sono gli impedimenti a livello amministrativo che ostano alla realizzazione anche di una risposta, che sia positiva, che sia negativa. Sono dei termini delle risposte. Questo è quanto, poi per il resto è chiaro,
ognuno si assumerà le sue responsabilità, perché obiettivamente siamo in corsa per i playoff. Noi ci auguriamo di fare di tutto per andare ai playoff. Poi, se non potremo portare gli spettatori a vedere la partita, non sarà colpa nostra, ma questo inciderà economicamente a detrimento della società, perché purtroppo non guadagnando non potrà investire. E poi non vi aspettate euro, che 30.000 euro per fare la causa al CONI del punto. Abbiamo speso 30.000 euro perché noi non lasciamo nulla di intentato, abbiamo fatto il primo grado, il secondo grado e il terzo grado, che è rappresentato al TNAS. Però siccome non abbiamo vinto il gratta e vinci, non possiamo garantire altro, se non potendo avere altre soluzioni, siamo costretti a rappresentarvi questa situazione. Allora, tornando allo stadio, poi torniamo allo stadio vecchio. Io avevo parlato con il sindaco e gli avevo detto, io ho fatto un'opzione con la mia famiglia su questo, e ci stavano era un progetto polifunzionale, sta tutto, e ci stanno degli appartamenti che devono servire, questi appartamenti, l'utile di questi appartamenti servivano per pagare lo stadio e darlo al comune. Poi sono molti gli appartamenti, sono pochi, si va in conferenza di servizi, questo era l'obiettivo. Mentre ho capito che lunedì scorso questo Franca Immobiliare stava nella giunta, perché la strada è questa: giunta, Consiglio Comunale, che approva la maggioranza. A me farebbe piacere che in Consiglio Comunale, io sono amico di tutti quanti, destra, sinistra, centro, sono stato qua, conosco tutti, pensavo che andando in Consiglio Comunale, la Giunta, la maggioranza propone, il Consiglio Comunale all'unanimità, poi la maggioranza, se va con la Giunta, va anche in maggioranza nel Consiglio Comunale. Però a me farebbe piacere che ci fosse un voto unanime su questo progetto, e poi si va in conferenza di servizi. Mentre ho capito che non l'hanno discussa, questo è un mio parere, lunedì va in Consiglio Comunale, viene Carrer si chiama, sì, e indirizza questo progetto nel piano regolatore generale, e quindi ci vogliono 10 anni, 8 anni, 9 anni, non sta bene. Allora, se la maggioranza di questa città va lunedì là, io stasera, domani, se non fanno una giunta per la città di Foggia, che propongono, hanno il coraggio di dire non è possibile, io non voglio essere preso in giro. Già sono stato 20 anni fa, sono stato preso in giro. Adesso chiedo al sindaco e alla giunta in carica di portarlo in Consiglio Comunale, lo bocciano in Consiglio Comunale, ma non portare prima il Consiglio Comunale e poi la giunta, no. Allora, se vogliono bene a questa città, vogliono un futuro di questa società, ma non è una condizione, dici, se non vai allo stadio, no. Allora, togliamo lo stadio nuovo di mezzo, sparisce, però mi devi dire come faccio ad andare avanti con 7.500 posti. Un Zeman che è uno spettacolo, più andiamo avanti, più si amalgama sta squadra, possiamo non andare in Serie B perché abbiamo perso 3-4 punti a vuoto. Non me lo aspettavo, pensavo, nessuno ha capito chi è Zeman, chi è Pavone, nessuno l'ha capito. Quando io vedo fare da tutti i benedetti amici nostri, i giocatori non sono vostri, e sono giovani, e sono in esperienza, vi siete scordati che cosa è successo tutti quanti. Voi per 20 anni non avete combinato niente, ma lo dico non perché sono professore universitario, non avete combinato niente, e nessuno mi può smentire, ma non faccio il buffone. Noi abbiamo preso la società il 9 luglio, abbiamo preso la società, ritengo che i migliori, 14 peggio ancora, 14 luglio, i migliori giocatori scelti dai Sartori, da questa gente, già erano sistemati. Pavone è stato bravo, insieme a Zeman, credo più Pavone che Zeman, perché Pavone conosce di più, gira di più, ha scelto tutti questi ragazzi che erano per noi, anche per me, dice, ma dove andiamo? Non vi preoccupate. Dimostrazione, 5 nazionali. Quando voi ti parlate, i giocatori non sono nostri, dite una cosa, una cretinata di una quantità enorme. Ogni volta domandate sempre la stessa cosa. È sbagliato. La legge Bosman dice, tra l'altro ha fatto brutta fine Bosman, lui personalmente, l'ha pagata lui, che ha rovinato tutte le società, che non c'hanno più patrimonio. È un contratto. I giocatori non sono di nessuno. Quando tu sbagli un contratto,
come hanno fatto i miei precedenti soci e i signori di prima. Tu se sbagli un contratto sei morto, perché il giocatore, se è buono, ti costringe e se ne va. Se è cattivo te lo devi tenere. Come potevamo pensare di investire sui giocatori quando noi il 14 luglio, chi era Insigne, acaba di tenere, non ha combinato niente. Io a Peppino l'ho creduto, ma posso mai dire, piamoci la metà, la paghiamo l'anno prossimo a 500.000 euro. Oggi vale 2 milioni e mezzo, fortuna di Napoli. E se sbagliavamo noi? Avevamo la forza di sopportare, o era il casino di 20 anni fa. Allora siamo andati con cautela. Con un Zeman che fa uno spettacolo del genere, possiamo camminare a 6.000 posti, 7.000 posti? Anche in Serie C l'anno prossimo. Organizzandoci bene, la città di Foggia accetta i 14-15.000. E i tifosi manterranno questa società. Io ho soldi, assai, la mia famiglia non tiene interesse a distruggersi. 9 soci sono scappati, i migliori imprenditori di Foggia, che faccio? Il credito a Foggia io. Allora, a me questa squadra era un giocattolo di famiglia e stavamo a livelli altissimi. Oggi dobbiamo costruire tutti insieme, tifosi, la parte buona della città, la stampa buona e noi. Io mi trovo adesso con la promessa dello stadio e ammesso che avessi guadagnato, come, qual è il problema? E guadagno, faccio un'attività immobiliare insieme allo stadio, però io do 40 milioni al comune. E quindi non lo so se gli altri gliel'abbiano dati. Io non ho fatto l'immobiliarista, mi sono inventato questa cosa, ma per esempio per la città. Io mica vado a fare allora, l'housing sociale, 15 anni, Proust 10 anni, e io che devo aspettare 10 anni. Allora, quindi il problema sta, dovrebbe avere una corsia preferenziale, se ci sta. Entro venerdì, mi devono dire, venerdì adesso, non si fa. Il consiglio io me la ritiro, se fanno una giunta e mi dicono, noi andiamo in consiglio comunale, viene questo come si chiama, e dice è giusto o non è giusto, e chiudiamo la partita e aggiustiamo questo. Ma se mi porti nel piano creditore generale, e che posso aspettare 10 anni? E non è possibile. Allora, questa soluzione va trovata subito, perché io potevo soffrire insieme a Zeman, a Paone, alla mia famiglia, a 7.500 posti, anche 2 anni. Faceva parte dell'investimento, vado a guadagnare dall'altro lato e quindi metto a posto i danni che ho fatto adesso. Ma se io dall'altro lato non ho obiettivi, a 7-5 non si può mantenere una squadra che... Come facciamo? Allora, una domenica abbiamo una multa da 7.500, 3.000 euro di pulizia, 5.000 euro di come si chiama, di Stuart, e qualche biglietto magico lo dobbiamo dare con affetto, lo diamo, non perché ce lo... Si può mantenere una società con Zeman per costruire una cosa importante? Credo di no. Quindi dobbiamo tutti quanti insieme capire che noi non vogliamo speculare niente sulla città. Vogliamo, tramite il Foggia Calcio, fare qualcosa di buono. Pare che l'abbiamo già fatto. Se rimaniamo salvi, io sono contento. Mi dispiace per qualcuno, già da mio figlio, che pensa che vuole andare in Serie B. Io non ci credo di andare in Serie B. Che ti sbagli una partita, questi ragazzi la possono sbagliare. Sbagliare nelle 7 partite, oggi una partita è un disastro, quel punto sto facendo causa, questo danno chi me l'ha costruito? Io non me lo immaginavo di trovare un danno di un addetto alla sicurezza in una società che non è autorizzata. Sapete che noi abbiamo fatto 7 della sicurezza in un giorno, non ci voleva niente. Sapete quanto abbiamo speso? 400 euro. Abbiamo 7 delegati alla sicurezza, mentre qua per 10 anni un delegato non era idoneo. Non faccio i buffoni, sono realtà. Quindi vi chiedo la cortesia di stare vicino a questa benedetta squadra. Però se gli altri vogliono rompere per paura che il casino possa prendere potere un'altra volta a Foggia, posso diventare massimo... Da soldato a caporale, chi è stato generale, io sono diventato soldato, sono a discutere allo stesso modo come 20 anni fa, non ve ne preoccupate, non divento generale. È chiaro, se qualcuno ha questo problema e condiziona il sistema, non va, soffrirà la città di Foggia, perché se me ne vado io e la mia famiglia con Foggia Calcio, saranno altri 20 anni a vedere una partita bella. Si può anche perdere con Zeman,
ma ti diverti, la gente se ne va divertendo. 3-4 anni, poi da se abbiamo la fortuna di l'anno prossimo è sicuro la Serie B, sicuro, 100%. E quest'anno per colpa mia non siamo in Serie B perché io sono intervenuto a Roma e ho scelto il girone sbagliato. Io avevo pensato, a Nocera, Capsa, senza soldi, casini vari, noi ce ne andiamo là. Invece è successo il contrario. Pensavo che Cremona era forte, Reggiana era forte, Verona era forte, esce un Porto Curuari e non rimaniamo fregati. Ho sbagliato io. L'anno prossimo ce ne andiamo al nord se rimaniamo in Serie C, perché si sta più tranquilli, non ci stanno tutti, se non troviamo una Juve stabile, non troviamo tutto questo casino che troviamo nelle società del sud. Quindi noi l'anno prossimo, Serie B è 100%, perché? Avendo, anche se se ne vanno tutti questi qua, non cambia niente. Se no, Peppino Pavoli, già è andato a Viareggio, c'è tutto chiaro, sia per la Serie C, sia per la Serie B. A noi c'è i danni i giocatori, perché abbiamo serietà, rispondiamo agli impegni, parecchi giocatori stanno in prestito e intestati, paghiamo gli stipendi, siamo preoccupati che siamo in ritardo di febbraio, domani li paghiamo con tutti i sacrifici, li paghiamo domani, dopodomani, perché i ragazzi prendono poco, se non gli dai pago il poco vanno in difficoltà le famiglie, no? Non ci preoccupiamo, degli altri non si preoccupa nessuno. Se sfogge questa società in questo momento di crisi generale, comunque la domenica un po' di gioia la dà, va premiato, no? Dal sistema, degli amici. Poi torniamo ai vecchi soci, abbiamo un contenzioso importante con chi ha contribuito a che il Foggia rimanesse in Serie C, con i contributi dati dagli imprenditori dell'associazione. Stamattina ci è arrivata tutta novità, stamattina ci è arrivata un'associazione, la vuoi leggere, vuoi far capire che è successo? No, niente. Stamattina ci è arrivata prima mattina una lettera. Una lettera con la quale si dice che questi soldi per la fideiussione siano stati dati al vecchio amministratore, per cui... E noi in contabilità non ne abbiamo. Questo è cose da... Vabbè, poi lo chiariamo sempre al tribunale. Quando si va al tribunale? Cioè, siamo preoccupati, resistiamo, ma posso resistere fino a giugno. Se il sindaco non ci fa lo stadio nuovo qua, lo stadio nuovo, ci sistema questi certificati benedetti. Come andiamo avanti? Allora io posso soffrire 2 anni mettendoci dei soldi dentro e aspettare che si potesse fare questo stadio nuovo, ma poi uno stadio nuovo che noi regaliamo al comune di Foggia, 40 milioni di euro, più chiese, che ci sta dentro? Vabbè, c'è non lo so. Un'edilizia diversificata, ci sono delle palestre, ma voglio dire l'impianto era stato già perfettamente pubblicizzato, quindi... Può diversificare nel progetto esecutivo, ma non sull'edilizia residenziale. Perché ma si può tagliare pure, non è un problema. L'edilizia residenziale è un appendice che aveva un effetto relativo, diciamo, alla possibilità anche per tanti giovani universitari di utilizzare quelle case in affitto a prezzi economici. Avevamo anche in animo di fare una convenzione con l'università, non vi nascondo che avevamo già parlato con il rettore dell'università, il quale aveva trovato anche di gradimento questo protocollo d'intesa. Purtroppo però le situazioni sono tutte in fieri, sono tutti da venire ed è al momento riscontriamo a 7 giornate del campionato che purtroppo dobbiamo fare i conti su quello che teniamo e non su quello che potremmo avere. Se noi ci aspettiamo delle risposte, però è chiaro che se queste risposte non arriveranno in tempo ragionalmente brevi dovremmo prendere le nostre dovute precauzioni. Fare? Lasciare, che posso fare? Cioè, non ho un obiettivo, non ho lo stadio qua, che posso fare? Niente, cioè non è un fatto, dici casino, è un prepotente, chiacchiere su, che posso fare? Niente. Allora io faccio una proposta alla maggioranza di questa, di fare una giunta subito e darci una prospettiva. Se poi loro hanno la soluzione di mettere a posto questo stato, non è un problema, lasciamo stare. Cioè il motivo non è economico, anche, però non solo che economico. Noi dobbiamo uscire da questo tappo, non si può andare avanti, non si può crescere, il progetto che abbiamo fatto non ce la facciamo. Io posso sopportare 2 anni, però se io devo andare in consiglio comunale lunedì, che stavo in giunta lunedì, mi aspettavo, vabbè, sopportiamo i vigili del fuoco, sopportiamo tutto.
E il sindaco ci dà una mano, andiamo avanti a 7,5, abbiamo fatto i lavori 12,5, abbiamo sbagliato, 250.000 euro abbiamo anticipato. Però se non chiariamo, se entro su sabato non mi danno la certezza, ma non è una richiesta che vada prima in giunta, cioè la maggioranza si deve esprimere, questo è l'impegno, si esprime, va in consiglio comunale, la boccia, sono contento, aggiustiamo qua. Però non possiamo stare in consiglio comunale, non ci vado con Safranca Immobiliare, non ci vado, perché andare in consiglio comunale con col Pug, finito, non si fa niente più. Allora vuol dire che muore il Foggiacalcio o sistema il Foggiacalcio. Cioè da questa strada, entro sabato dobbiamo uscirne, non si può andare avanti più. Io non posso andare, io non sono andato mai nel comune, tutti i giorni, basta, che siamo arrivati al dunque. Noi l'anno prossimo in Serie B ci andiamo sicuri, quest'anno c'ho qualche dubbio io. Anche, no, è così, tu sbagli una partita, sei morto, non ce la fai. Come? A parte che c'è lo statici, ecco, a maggior ragione, ma mi ricordava l'amico nostro, l'amico Zicare. Se dovessimo andare in Serie B, ci fossero stati 10.000. Comunque lo devi fare. E che arrivava a maggio, facciamo certificato, facciamo proroghe, deroghe, crisi, ci scriviamo e facciamo sempre cose arrangiate. Andando in Serie B, che succede? Ipotesi, sarebbe una gioia, ci fu stato da 15.000. La provincia non viene. Noi abbiamo fatto a Foggia, mi ricordo anche i playoff dei soci precedenti, dei 12.000, 14.000. Davano le deroghe, ma oggi avevo un problema. Quindi dobbiamo tutti quanti insieme trovare la soluzione. Io farei un appello al sindaco, che ho visto giorni fa, di fare una giunta e proporre al Consiglio Comunale. Viene bocciata la proposta e ci mettiamo a lavorare su questo progetto qua. Oppure, se passa l'operazione là, io sopporto qua. Questo è matematico, è fatto economico. Oppure il sindaco, come ha scelto noi per comprare in Foggia, trovasse altri imprenditori che ci sostituiscono. Non abbiamo fatto danni, abbiamo solo migliorato. Quindi contratto non ce ne stanno, sta un solo contratto vecchio di Coletti, che dobbiamo sistemare sempre appartenendo alla vecchia società. Ma fateci tutte le domande che volete e vi rispondo. Quindi avete restituito quindi la convenzione? Stamattina, sì, stamattina. E abbiamo detto, abbiamo questi problemi. Ma al di là delle carte che non si trovano? No, stanno cercando. Stanno cercando. Ma con quelle carte? Sì. Agilità 7.500 posti? Cioè. Sì, sì. Però si devono fare anche dei lavori, però. Mancano ancora dei lavori. Ma se ci cominciamo oggi, in 3-4 mesi li facciamo. Sempre 7,5. Quindi se si trovano queste carte si possono. Noi ce la facciamo, le carte non si trovano per domenica, andiamo avanti. No, è per andare un pochino un aspetto alla volta. Se si trovano le carte si può aumentare la capienza eventualmente? Credo di no in questo momento, perché ci sarà. Non vi diamo, è una questione di correttezza, l'elenco del lavoro da farsi, però io mi invento qualche cosa. Cioè ci sono delle certificazioni che sono prodromiche, queste certificazioni anche se si dovessero trovare al momento, cioè ad oggi, bisogna fare dei lavori che comunque non porteranno via un anno, due anni, cioè porteranno via il tempo necessario per farli, cioè un mese, è chiaro, per portarlo sempre a 7,5. Sempre a 7,5, però noi i lavori l'abbiamo già fatta a 12,5. Però purtroppo che è successo? Quando noi abbiamo sottoscritto la convenzione, in buona fede, pensavamo che diciamo tutto fosse regolare per ottenere l'agibilità, a parte il prefiltraggio, l'area di prefiltraggio su Viale Ofanto, che quella abbiamo già fatto, abbiamo fatto le prove di spinta, abbiamo verificato, abbiamo avuto le certificazioni dagli organi competenti, per cui fatto quello non pensavamo che ci fosse altro, invece poi scopriamo che purtroppo queste certificazioni sono in fase di reperimento. È chiaro che
pur volendo andare in, non si può andare in deroga a, al 7-5 se non si ha l'autorizzazione. Poi devi togliere tutti i giornalisti, poi devi togliere tutti quelli che si è preso il potere, che giusto, si sono presi 100 posti, insomma. Devi togliere, tanti devi arrivare a 6-8. Sì, però il problema è questo, cioè, per, giusto per rispondere a Filippo o facciamo Santigliano, pagare pure i giornalisti. No, i giornalisti non devono pagare. Per rispondere a Filippo Santigliano, non puoi avere i 12-5 se non c'hai il, le autorizzazioni a 7-5. Però noi i lavori a 12-5 li abbiamo già fatti. È una palla. Allora dovresti ottenere prima l'autorizzazione a 7-5, poi ottenere il frazionamento del progetto esecutivo che ha, che è già stato approvato in giunta nel 2008 e che prevede la realizzazione e l'ampliamento a 18.000 posti, frazionare quel progetto e dire: noi ti abbiamo già fatto i lavori a 12.5, dacci l'autorizzazione a 12.5, se non ci vuoi dare l'autorizzazione permanente, al, dicendo al prefetto, dacci l'autorizzazione in deroga a 12.5, però il presupposto essenziale è che ci siano le autorizzazioni al 7.5, per cui ci troviamo, voglio dire, in una situazione... Solo se il Padre Eterno viene dal cielo e ci mette la mano sulla, sulla città. Per esempio, noi abbiamo la guaina, si è rovinata, la dobbiamo sistemare. Mentre state voi, siamo seduti, cade, la dobbiamo sistemare. Che devo fare? L'impianto elettrico, la dobbiamo sistemare. La guaina, in 20 giorni, un mese si fa, ma si deve fare. Ci vogliono i soldi. Io posso pure trovare una soluzione... Se la inventiamo noi, ma io devo capire. Tra l'altro lo stadio nuovo, tornando allo stadio nuovo, perché io dico entro sabato devo fare una giunta? La devono fare, per una semplice considerazione. Già stavi in giunta lunedì, io ho sopportato 4 mesi. Ma la giunta si è fatta e non è andata a luogo. Ma alla fine hanno rinviato. Però date che io qualche amico ce l'ho pure io, non faccio mica il farmacista. Allora, ho capito... E mi auguro di sbagliarmi, che andando, me l'ha fatto, ho chiesto a un architetto, mi dice, se va in consiglio comunale senza andare in giunta, va nel discorso del piano curatore generale, come diciamo il Proust, è stato fatto 10 anni fa, un'opzione sul terreno, e poi dopo 10 anni l'imprenditore senza cacciare una lira, dopo 10 anni c'è bisogno di queste case, paga l'agricoltore, gli dà la permessa all'agricoltore e si trova un grosso lavoro da fare e fa un bene alla città. Ma io questo problema non posso aspettare, diciamo, che pallone. Se era con costruzione, pure io posso imparare pure io. È tardi, però l'opzione, tu non cacci la lira, ti fai l'opzione sul contadino che sta attaccato alla città, ti pigli l'opzione e poi tu aspetti, poi si lavora. 10 anni passa perché c'è esigenza di fabbricati e si va avanti. Io ho fatto la stessa cosa con questa gente che si è messa a disposizione, che poi sono di Foggia, non so di, il cognome non mi è piaciuto perché Violante si chiama, perché è uno che mi ha fatto tanto male. Comunque, io non è che dico, la dobbiamo fare entro venerdì, altrimenti se non me la fanno me la ritiro io. Io non vado a chiedere niente a nessuno, è un mio diritto sacrosanto. Io in questa città ho fatto tanto, e lo pretendo da tutti quanti, perché ho pagato per tutti, sono una persona innocente, ho pagato le guerre a Foggia, l'ho pagato solo io, gli altri si sono arricchiti sulle mie spalle, li perdono, non li odio, io conosco la storia verde di questa città, non voglio fare casini, mi lasciassero perdere, è chiaro che non c'entra niente in consiglio comunale, sono degli interessi esterni, la devono finire. Vi faccio un esempio, ammesso che io guadagnassi, ammesso che cambia, qual è il problema? Che divento costruttore, non me ne frega, qual è il problema? A chi do fastidio? A chi ho chiesto niente? Perché mi devono far perdere tempo? Il motivo qual è? Allora, o mi dicono la verità e me ne vado, però me ne vado, vi lascio tutto, ma che posso combattere tutti i giorni? A parte che lo tengo 62 e più, ma si può andare avanti così. Io vorrei che anche i vecchi soci contribuissero al danno che hanno fatto in questa città, perché hanno fatto un danno, non vorrei andare in causa con loro, o gli ho fatto una lettera, mettiamoci d'accordo, troviamo una soluzione, perché non è giusto. Un esempio, l'altro giorno Burzicotto, avvocato di Burzicotto,
per quale, grazie all'avvocato Cerabini. Ci arriva un sequestro dell'incasso con l'Atletico Madrid. Ci è arrivato il sequestro dei soldi. Io lo chiamo Atletico Madrid. Sempre. Sempre. Quello spende i soldi dell'Atletico Madrid. Atletico Madrid. Allora, quando la mattina l'ufficiale giudiziario, persona per bene, ha capito il danno, ci ha notificato questa cosa. Ha avuto la fortuna che era amico suo, l'avvocato di Arezzo. L'ha chiamato, non ci fortificare. Non ti piassi i soldi oggi che avevamo programmato dei pagamenti. Te lo paghiamo fra un mese. E io a bilancio non l'ho trovato. Cioè, sono piccole cose. E mo arriva una cosa, e mo arriva l'avvocato Finiquerra, e mo la, il notaio. Tutte cose. Se vi racconto l'ultimo e poi la finiamo. Un sindaco della vecchia società ci ha fatto una lettera. È un decreto ingiuntivo che discuteremo. Secondo me questo sindaco dovrebbe posare la laurea per una semplice considerazione. Tu hai approvato dei bilanci con le tue fatture non emesse. Se non le ho trovate, come ti posso pagare? Tu sei un revisore, giusto? Come puoi prendere i soldi dal 2006, 2007, 2008, 2009? Se tu stesso non ce l'hai messa le fatture dentro. Io nell'accordo che facevo con loro trovavo queste fatture e le dovevo pagare. Altra questione, ma tutti i giorni. Allora io ho fatto un invito ai vecchi amici, se li posso chiamare amici, se me lo permettono, di trovare una soluzione. Mettiamoci a tavolino, mettiamo dei consulenti, se noi sbagliamo si aggiusta. Ma no, un momento che siamo andati in tribunale, si pone 10 anni, cioè io sto ancora in indagine preliminare dal 94, quindi quando succede questo? È chiaro il discorso? Ma parliamo di pallone. Va bene? Pallone, parliamo di pallone. È una domanda tecnica. Non so se mi vuoi rispondere lì o c'è. Chi sta seguendo tecnicamente il progetto del nuovo Stato? Giugiaro. Ho fatto un errore, io ho parlato solo col sindaco, allora dai dal sindaco. Ma le spiego, sai perché? Questa procedura della giunta del Consiglio Comunale è una procedura onestamente un po' strana, perché siccome è un accordo di programma e c'è un'opera pubblica d'ufficio, si convoca entro 120 giorni la presentazione, la conferenza di servizi. Dopo il Consiglio Comunale, Filippo. No, Filippo. Consiglio Comunale interviene dopo la conferenza di servizi. No, quello è quando torna. Esatto, per la presa d'atto. No, è così. L'accordo di una giunta propone. Vai in Consiglio Comunale. Autorizza il sindaco ad andare in conferenza di servizi. Poi la conferenza di servizi, poi quando è passata a Bari, è sempre il Consiglio Comunale che deve approvare. E siccome c'è, qui non siamo soltanto, diciamo che un costruttore può chiedere un accordo di programma solo per costruire case. Però poi è il suo lavoro. Mentre qui l'accordo di programma prevede l'opera pubblica. La legge dice che quando c'è l'opera pubblica è produttivo il discorso. Esatto, e quindi d'ufficio non c'è una autorizzazione. Tanto è vero che entro i 120 giorni voi potreste addirittura chiedere il commissario ad acta. Ma non voglio prendere tempo, hai inquadrato Filippo, lo sappiamo. Ma io se non vado d'accordo è inutile che faccio niente. E dice dobbiamo essere tutti insieme. Certo, bravo, hai inquadrato il problema. Ma vedi Filippo, il problema è questo. Se era speculativo il fatto, io capisco, cioè il tempo era necessario, lo si faceva con il commissario ad acta. È una realizzazione che è certo che faccio. Io voglio fare una cosa di famiglia, tutti insieme. Facciamo una cosa bella, facciamo una cosa alla milanese. Facciamo una cosa, un'azienda, un palazzo, facciamo tutti insieme, campi sportivi. Sta trasparente, bravo, alla luce del sole, stazione ferroviaria. Ma 2 anni ci mettiamo. Ma se dobbiamo perdere 2 anni per parlarne, può cominciare ad accadere, non la finiamo più. Non la finiamo più. Allora, non è possibile. Ma venerdì adesso, perché dico adesso? Poi lunedì ci mettiamo, io, i nostri tecnici, il comune, vediamo di trovare la soluzione qua. La dobbiamo trovare perché... Un giorno perché ci sia.
Perché dobbiamo il problema qua, grosso, grosso, io vi nascondo parecchie cose, grosso. La domanda sportiva. Andiamo sullo sport. Zema ha detto che vuole rimanere. A Foggia. Ma io non sono io che lo faccio rimanere. E beh, vuoi mettere Zema, ma perché si devono divertire solo 7.000 persone? Rispondetemi. Io dovunque vado, a gente, l'ultima 3-4 partite, dice che gioca quasi come iniziò qua, è vero? E allora noi, sì, questa è la strada, io lo costringo con affetto di rimanere qua, ma 7.500, ma dove andiamo? E i soldi da dove li prendiamo? È la verità. Io ho il coraggio di dire, prima ero Don Pasquale, manca di qua, manca di là, poi più guadagni, più tieni soldi, più guadagni, quando ne tieni pochi, ti preoccupi e fai guai. È la verità. Ma poi state vedendo che 40 società stanno fallendo, 30 di qua, 30 di là. Noi stiamo piano piano, con qualche difficoltà, la stiamo portando sulla strada giusta. Noi ci preoccupiamo di pagare febbraio, domani lo paghiamo. Il nuovo amministratore delegato nostro è il segretario della sanità. Sarà a settembre, pieno 4 punti. Sarà a ottobre. Cioè, se noi vogliamo fare le cose serie, tutti quanti mi devono dare la mano. Non è possibile. Se il comune non ha i soldi per mettere la mano, me lo deve dire, o no? Don Pasquale, mi scusi, una domanda e una. Non vado, sei amico mio di più. No, è una domanda che non è in difficoltà. Non è una domanda da amico. Allora, la risposta è alla sua domanda. A chi do fastidio io se faccio lo stadio nuovo? La risposta glielo do io. Ai suoi nuovi colleghi, cioè ai costruttori. Ma lo sa anche. Non è così, non dà fastidio. Non dà fastidio a nessuno. Vabbè, allora io penso. E te lo posso dire perché non dà fastidio. Se io voglio fare il costruttore, lo posso fare a Milano, a Torino, non è il mio lavoro, è un altro. Noi gli appartamenti che dobbiamo costruire sono l'utile per dare a uno comune di Foggia 40 milioni di regalo, lo stadio. Io ho parlato con Credito Sportivo, gli faccio il mutuo al comune e si mette i soldi in tasca. Non ha, io come Foggia Calcio me lo piglio in fitto in base al mutuo che ha fatto. Poi, se loro sono bravi, questo vale 200 milioni di euro, questo stadio dove stiamo seduti. 200. Poi, se vogliono fare i conti, sto imparando pure io come si fanno i conti da costruttore, glielo spiego io. Questo vale 200 milioni, 40 milioni, 240, hai sistemato il comune. Il casillo si inventa, i numeri sono numeri. Le chiacchiere rimangono, si vogliono sedere. Mi partano degli ingegneri, ci spiego io. Allora, a questo punto voglio capire, deve rimesso stato qua per altri 30 anni, vabbè, a questo punto non se ne parla più, ma lo dovete dire, non mi come sospettare. E a proposito di questo, la domanda. Ma quando uno, chiedo scusa, Enzo, quando uno fa gli utili dell'agricola che diventa edificabile e prende questi soldi e li passa allo stadio, a un'opera pubblica di tua proprietà, in una città che è l'ultima d'Italia, fa lo stadio come la Juve, solo quello è un onore per Foggia. È chiaro? Questo si deve pensare, non solo se è Casillo o Ciarambino, che è amico mio, la può proporre chiunque. Ma noi proponiamo una cosa che rimane pure, si parla, Zeman si parla di tutta l'Italia, dello stadio nostro si parla di tutta l'Italia, è il secondo stadio privato italiano. Noi ce lo diamo, io se avessi la forza, io avevo la forza per farlo. Ho lasciato 54 miliardi per fare quello che sto facendo oggi, solo che lo devo fare in un altro modo. I 50 miliardi me li hanno consumati, ho le prove dei consumi, 5 anni senza proprietà e quindi poi fallimento. Quindi i 50 miliardi erano, io avevo preso i suoli dietro, e capita sempre vicino, dall'altra parte della ferrovia, stavano 50 ettari che si doveva fare l'operazione. Allora 50 miliardi si faceva tutto, ma ce ne vanno 200. Chiaro? E là non c'è bisogno di contatti di programma, tutto quello.
Sì, ma allora si poteva fare, faceva una variante sportiva e chiudevi. Ma erano soldi che avevo guadagnato. Da dove li piglio oggi? Vorrei che tutti quanti capissero che non ci sta un interesse contro. Credo che qualche preoccupazione ci potrebbe essere, ma è il singolo, è la gelosia che può esistere verso un imprenditore. Non posso diventare più di caporale, più di questo che vi posso dire. L'altra cosa che volevo chiarire, ma far chiarire insieme ai colleghi con dei titoli molto chiari, naturalmente non è che io comandi, è un suggerimento. Se la risposta sarà negativa lunedì sera o sabato, lunedì succede? Niente, proprio succede questo, lo spiego, lo spiego a tutti. Se entro sabato stava già in giunta, la ripropongono, benissimo, vai così come la boccia, non la boccia, poi andiamo in conferenza di servizi, sono molti gli appartamenti, si taglia, si gira, si fa, si fa, la conferenza di servizi serve a questo, a fare dei conti precisi, se è giusto o non è giusto, poi deve ritornare in consiglio comunale e si boccia, chiusa la partita. Ma nel frattempo però io sostengo i 7-5, se non me lo fanno, benissimo, chiusa la partita, qua ci vogliono i soldi, non li metto io, non li posso mettere, dovete sistemare lo stadio, lo chiudo. Chiudo io, me ne vado, lo dai a un altro che possa gestire 7-5, basta, chiuso. È semplice la cosa. Finisce il campionato, dico a Zavanti, ti ringrazio, Pavone, ti ringrazio, arrivederci. Ma puoi andare avanti senza obiettivi? Io sono uno che programmo, ho sempre programmato in vita mia. Che programmo oggi? Fammi capire. Enzo, che programmo? Programmo con 100.000 euro di gas. Compreso la quota abbonamento, quanto sei 70, 80, dove va? Cioè non è possibile, comunque noi 50 dipendenti ce li abbiamo qua dentro, non lo so, li devi pagare 50 dipendenti, i giocatori sono dei dipendenti, come li fai a pagare? Prima erano 9 soci, mettevano 20.000 euro ciascuno al mese, erano 200 e quindi le perdite erano diluite per 9. Io non diluisco niente con nessuno, io e mio figlio e mio nipote, che devo fare? E io sono concreto, dico, non credo che ci siano cose contrarie di quelle che ho detto io. Altre domande? Abbiamo finito? Posto, grazie.